domiciliari. Andiamo a Brindisi adesso per l'Assemblea, il Canale Reale, la riserva di Torre Guaceto, una strategia comune per salvare un patrimonio ambientale unico. Sentiamo Fabrizio Caglianiello. La sala della colonna romana all'interno di Palazzo Nervegna ha ospitato un evento molto importante promosso dall'associazione L'Isola che non c'è per porre le basi per un progetto di bonifica e riqualificazione del Canale Reale. Un incontro al quale hanno partecipato tutti i soggetti interessati dai comuni alla regione. Abbiamo ascoltato il sindaco di San Vito de Normanni. È un'occasione per quanto riguarda il nostro territorio e i nostri comuni. E la prova provata è il fatto che anche San Vito de Normanni sia qua presente, perché pur non essendo toccate sotto, dal punto di vista del territorio, dal canale, nello stesso tempo però noi abbiamo un sito molto importante che adesso stiamo ristrutturando, che sono le cripte di San Biagio e che proprio vengono toccati da Canale Reale e Canale Reale dove è presente anche una pista ciclabile che fu fatta con fondi all'epoca del comune eccetera e che quindi è con l'intento di recuperare appunto il nostro territorio, renderlo fruibile a tutti quanti, ma nello stesso tempo di far capire quanto un corso d'acqua sia stato importante negli anni passati, nei secoli passati, e quanto l'acqua sia importante adesso, a oggi ancora più di ieri, perché non si fa altro che parlare di acqua. Quindi questa è un'occasione che noi non dobbiamo perdere, ma nello stesso tempo dobbiamo essere conseguenziali, anche perché se andiamo a vedere i nostri gioielli, tipo diciamo l'oasi di Torre Guaceto, certo, dove Canale Reale va a sfociare, significa che noi dobbiamo recuperare i nostri gioielli per poter essere competitivi sul territorio, ma nello stesso tempo recuperare quelle bellezze naturali che noi il Signore ci ha dato, quindi è un'occasione e noi la prendiamo con mani piene, insomma.